consegnato da ACES al Comune di Siena la targa Premio Città Europea dello Sport 2021. A ritirare il riconoscimento ieri a Roma al Salone d'Onore del CONI, dalle mani del presidente Giovanni Malagò, è stato il nuovo assessore allo sport Paolo Benini, insieme a Lorenzo Loré, consigliere delegato per la candidatura di Siena, che hanno guidato la delegazione senese composta anche dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Guglielmo Ascheri, e dal rappresentante dell'Università degli Studi dell'Università Pestranieri di Siena, Giovanni Forconi, e Massimiliano Tabusi del CONI Siena, Claudio Certosini del Comitato Paralimpico, Matteo Petti e Alessandro Pettorali di Obae Italia. Si tratta di un riconoscimento molto importante per la nostra città, esordito Benini. L'obiettivo di questa amministrazione è quello che lo sport sia davvero per tutti, con un occhio di riguardo alla salute, all'integrazione, all'educazione e al rispetto, valori che intendiamo rilanciare ancora con maggior forza all'interno della città europea dello sport. Queste le parole del nuovo assessore Benini. È stato approvato all'unanimità dalla Deputazione Generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena il documento programmatico previsionale 2020 elaborato dalla Deputazione Amministratrice sulla base delle linee di indirizzo pluriennali deliberate a fine settembre scorso. Il documento pone al centro lo sviluppo economico sostenibile della comunità senese. La Fondazione si conferma luogo di raccordo per promuovere e coordinare le relazioni sociali e facilitare progettualità innovative. Le linee attuative per l'esercizio 2020 confermano la continuità e la centralità del percorso intrapreso e denominato Siena 2030 come riflessione collettiva e strategica per disegnare insieme alle istituzioni e alle imprese un futuro per le nuove generazioni. Attività istituzionali, le attività programmatiche si svilupperanno in tre programmi e ambiti di specializzazione, cultura e identità, società inclusiva, ricerca e sviluppo territoriale. Ridurre l'utilizzo del glifosato e promuovere la sostenibilità ambientale. Questo è l'obiettivo del patto firmato tra Regione Toscana, Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale, rappresentato dall'Associazione Vivaisti. Una firma per introdurre le buone pratiche ambientali nelle coltivazioni vivaistiche e ridurre così l'utilizzo di fitosanitari. Il patto è il secondo passo verso una Toscana glifosate free nel 2021. Secondo me è una scommessa anche in termini di competitività. È avvenuto negli ultimi tempi un cambiamento di mentalità nella cultura delle persone, per cui vinceranno quelle imprese che vinceranno la sfida di produrre senza inquinare e che sapranno liberarsi da una chimica che crea problemi. E quindi, insomma, siccome lì abbiamo i migliori imprenditori nel settore del vivaismo, arriveranno senz'altro primi. Un obiettivo condiviso tra Regione e vivaisti. Questo percorso è faticoso, però si può fare se insieme a noi ci sono le istituzioni, ci sono tutti i partner che ci accompagnano sul mercato. Il protocollo punta a fissare impegni precisi come forme di collaborazione, l'istituzione di un tavolo di confronto e avviare le buone pratiche ambientali nei vivai. Noi questa svolta l'abbiamo fatta consapevolmente e l'abbiamo fatta cercando di non fare nessun tipo di forzatura, ma di aprire obbligatoriamente dei tavoli di confronto che ci portino a fine del 2021 a fare divieto di utilizzo di questo erbicida che effettivamente produce effetti non positivi sulla falda. L'obiettivo di una regione glifosate free al 2021 lo si raggiunge soltanto attraverso un grande patto con le imprese che devo dire si sono dichiarate subito disponibili e hanno capito perché loro stesse capiscono che oggi la sostenibilità, l'ecocompatibilità è un fattore di grande competitività sul mercato. Tra le altre cose, la Regione si impegna ad individuare delle risorse nei fondi comunitari nella programmazione 2021-2028. Neanche un mese dalla gara di campionato, chiusa col guizzo di Guidone a tempo scaduto, il Siena trova di nuovo l'Arezzo in un derby che vale l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dal canto cambia 9 undicesimi rispetto a Renate e conferma soltanto Panizzi e Vassallo, promosso capitano a fianco di Andreoli Argento a centrocampo. In porta c'è il secondo Ferrari, si rivedono anche Varga nel centrodestra, con Buschiazza a guidare la difesa e Setola esterno sinistro, dall'altra parte Lombardo. In attacco Polidori e Dauria che al 28esimo sfrutta l'ottimo lavoro di Vassallo e porta avanti la Robur, firmando la terza rete stagionale.
L'Arezzo, pur con tante riserve, delude e sbaglia diversi calci piazzati ed è ancora il Siena a rendersi pericoloso sul finale di primo tempo, quando Polidori, dopo una sponda per Dauria e un aiuto involontario di Ceccarelli, calcia col destro trovando la risposta di Pissardo, che poi si ripete nella ripresa quando Argento, ottimo nel ruolo di play, si inventa uno splendido tiro dalla distanza. All'ora di gioco, occasione colossale per il raddoppio. Dauria resiste a una carica e serve Vassallo, che non vede l'inserimento a sinistra di Panizzi e serve di nuovo Dauria, che non calcia. Il capitano è quasi sorpreso e va di prima. Ne esce un pallonetto che Pissardo sfiora in angolo. L'Arezzo ne cambia 4 tutti insieme, dal canto risponde richiamando Buschiazzo e inserendo Romagnoli, consegnando così a Varga il ruolo di difensore centrale. Proprio Romagnoli al 68esimo allarga per Lombardo, che crossa coi tempi giusti. Polidori taglia sul primo palo, si beve Nolan, già distratto su Guidoni in campionato, e fa secco Pissardo, tornando al gol a 2 mesi di distanza. Il Siena chiude col 4-4-2 con gli ingressi di Okada, Campagnacci, Serrotti e Ortolini, che in pieno recupero avrebbero una chance per il tris, ma spreca calciando addosso al portiere. Poi Serrotti è troppo lezioso sul tapine. Ma può bastare così? Mentre i tifosi prendono in giro i cugini cantando "non vincete mai", la Robur accede agli ottavi, il 27 troverà il Teramo e si gonfia di ottimismo in attesa di un altro impegno casalingo, domenica contro il Gozzano.